Professore, che vuol dire che gli italiani dovrebbero prendere coscienza? Noi vediamo che di fatto non è così. Quindi che significa che dobbiamo, che gli italiani dovrebbero prendere coscienza? Sì, gli italiani dovrebbero prendere coscienza. Però questa non mi pare una soluzione, nel senso che se prendono coscienza, non mi pare che prendano coscienza. Quindi il punto è, appunto, che cosa... Mi sembra sbagliato porre il problema come una soluzione. Mi pare che poi siamo d'accordo, io questo stavo dicendo, no? Il sistema politico sta evolvendo nel senso che hai detto tu, proprio così. Anzi, se vogliamo precisare, no? C'è proprio un modello giuridico-politico che sta dietro a questo, ed è questo modello giuridico, paradigma giuridico-politico che si chiama lo Stato amministrativo, administrative state, che è stato elaborato da questo giurista americano Sam Stein, che ha pubblicato non a caso subito anche in Italia. Che cos'è questo Stato amministrativo, come dicevi tu? Lo Stato amministrativo è uno Stato che per privilegia soltanto la funzione, chiamiamola di governo, la funzione di amministrazione. Perché ricordate, il concetto politico fondamentale non è quello che si pensa, lo Stato, le libertà, la Costituzione, questi nomi vuoti e astratti. Il problema è capire che cos'è il governo. Allora, questi teorici stabiliscono appunto una supremazia di quella che chiamano amministrazione o governo, la quale appunto, essendo questo il punto fondamentale, prescinde dai poteri costituzionali previsti, che sono il legislativo, l'esecutivo e il giuridico, e questa funzione di governo si emancipa da queste tre, tant'è che può prendere addirittura delle persone che non fanno parte. La cosa strana che appunto che tu dicevi, che credo forse da noi in Italia siamo governati da persone che non fanno parte del Parlamento. Draghi non è, ma da anni è così. E queste commissioni che decidono tutte, questa commissione di criminali, di virologi, criminali, non c'entra niente, è un potere esterno alla Costituzione. Appunto, si viene a creare, per così dire, un leviatano amministrativo che in nome di un preteso interesse collettivo prescinde dai poteri costituzionali e dà vita appunto a agenzie di puro governo che possono anche prescindere del tutto, essere formati appunto da una persona che viene da una società economica. Draghi, chi è Draghi? Ma sarà sempre, appunto, questo è il modello, diciamo, che hanno in mente, e appunto che è un modello teorizzato. E quindi sì, certo, sono d'accordo con te, però appunto il problema appunto è quello che tu chiami la presa di coscienza. È un concetto che ha sempre fatto l'Italia negli anni del 68, quando si diceva tanto bisogna prendere coscienza. E anche, ricordate, Lucas, l'idea che ciò che definisce il proletariato è la coscienza di classe. Eh sì, ma che cos'è una coscienza? L'ha visto pragmaticamente, diciamo, no? Aspetta, non è che adesso dobbiamo fare una distanza, non si può o si può. È una cosa pragmatica, cioè, per esempio, ho avuto a che fare, c'è questa associazione che si chiama Contiamoci, che sono dei medici, e loro appunto mi sono venuti a parlare perché volevano fare un testo in cui fissare alcune idee. Qui dipende, appunto, questo eventuale testo lo si può fare per ragioni pragmatiche, come dicevi tu, per far capire agli altri studenti di che cosa ci interessa, però appunto non può essere invece il testo che fissa come una costituzione i nostri valori, che è una parola che odio, no? Quindi bisogna essere pragmatici. Se per convincere gli altri può essere utile fare un breve testo o comunque parlare, però sì, io però invece sono contrario all'idea che possiamo noi fissare una specie di potere costituente che dà luogo a dei principi eterni, immancabili, che sono sempre appunto spesso falsi, no? Quindi secondo me bisogna lì essere pragmatici, quindi non è che non si deve fare questo, però ecco, se crediamo di tradurre un testo, qualcosa come una specie di dichiarazione di tutti i principi, credo che non sia utile. Sovietica, no? Si era posto il problema appunto di come fare perché l'istanza rivoluzionaria fosse conservata, no? Forse ricordate questo concetto della rivoluzione permanente, cioè, insomma, è un problema che aveva a che fare con questo, cioè non possiamo
credere di aver fissato, perché se lo fissiamo, infatti, è successo. Quindi è un problema che ovviamente esiste, no? Però appunto io, per tornare a quello che dicevamo, mi sembra appunto un problema pragmatico. Credo che non sarebbe utile fissare una specie di testo costituzionale o di principio, per le ragioni che abbiamo detto. Nello stesso tempo può essere utile per discutere con gli altri, avere delle cose più pragmatiche. Nell'Unione Sovietica, no? Esistito il dissenso. Nell'Unione Sovietica, appunto, no? Si è dato un fenomeno di dissenso straordinario, che per esempio si traduceva, se vogliamo parlare di testi scritti, nella circolazione dei Samizdat, che è stato un fenomeno che non potete immaginare l'importanza che ha avuto. Quindi non è che questi problemi non si sono posti, dipende appunto da quanto si ritiene che il potere che si ha di fronte sia, come alcuni ritengono, tali che ci si può dialogare, che possiamo influire, che possiamo agire, che possiamo, per esempio, come alcuni ritengono, farci eleggere deputati in questo ignobile Parlamento, perché non serve proprio a nulla che ci sia un deputato di turno. Oppure se si pensa che questa società, questo potere che si è costituito nel senso che abbiamo detto, è qualcosa di fronte a cui invece bisogna fare un'attività, per così dire, clandestina, perciò ho citato l'isolità, che nel nostro caso non sarebbe clandestina in senso stretto, però che significherebbe appunto dar vita a attività parallele, come quella che, questa che stiamo facendo qui, è per così dire un'università parallela, no? Mi sembra che queste cose siano, però in tutti i campi, non solo la lezione universitaria, spero di riuscire, per esempio, sul piano anche delle, non so, delle attività produttive, gli scambi, commercio, per dire, ma se... però appunto la risposta dipende anche da quanto si ritiene che il potere sta evolvendo in una direzione, come dicevo prima, tale che non tornerà indietro, quindi che non si tornerà a cosiddette stati di libertà, diritti che creerà la sigla, no? Tenete presente, per esempio, un'altra cosa che è cambiata completamente. Anche questo è un concetto che esiste nella tradizione giuridica, il concetto della libertà autorizzata. Allora, che cosa è successo? Guardate, è una trasformazione enorme che è stata accettata come andarsi da sé dagli intellettuali, dai professori di diritto. Allora, le libertà ovvie, la libertà di uscire di casa e camminare, non è stata mai considerata come necessitante un'autorizzazione. Il paradigma di governo che adesso è stato instaurato è tale che non c'è alcuna attività umana che non possa e non debba essere autorizzata. Potete fare, ma dovete essere autorizzati. Questo è, insomma, quello che è avvenuto. Questo è un concetto, ma che stravolge completamente non la testa, ma la vita degli esseri umani. Cioè la gente pensa che andare al gabinetto è qualcosa che ci vuole l'autorizzazione, è così, guardate. Domani ci sarà una norma che dirà che per andare a ordinare devi avere il vaso in casa tua. No, ma guardate che sto dicendo, cioè, l'idea di libertà autorizzata cambia completamente il paradigma. Prima eravamo abituati che c'erano degli esercizi di libertà che per la loro rilevanza rispetto agli altri eccetera avevano bisogno di questa, però c'era una grande cosa tipo quella di uscire di casa a passeggiare, andare al cinema, che non era oggetto di una possibilità, nessuno aveva pensato che si poteva regolamentare, ma nessuno l'aveva mai immaginato. Eppure adesso questo concetto di una libertà autorizzata è passato, tant'è che la gente che ha il Green Pass e vede che ho il diritto, che bello, ho l'autorizzazione ad andare al cinema. Per dire, ciò sono dei grandi cambiamenti che stanno avvenendo. E quindi appunto dipende adesso, se uno pensa che questo ordine di potere che abbiamo di fronte sia un ordine con cui è possibile una dialettica giuridico-politica del tipo tradizionale, come pensa per esempio Mattei, quindi che sia possibile, magari vi faccio leggere al Parlamento e agisco. Io penso che in ogni caso dubiterei di questa soluzione, insomma, sarei piuttosto... che l'importante è costituire, appunto, come dicevamo, una comunità nella società. Non che non debba poi, spesso si dice che ci sono dei rapporti, no? Però insomma che l'essenziale è appunto
questo, non pensare di poter. Oh, potrebbe anche essere che mi sbaglio, che si tornerà, però io la mia impressione è che questo modello che ho chiamato Leviatano amministrativo delle libertà autorizzate, cioè, è il modello che si imporrà. Innanzitutto, pessimismo e ottimismo non sono due categorie di pensiero, quindi non è il caso. Nello stesso tempo, appunto, potrebbe anche essere possibile che, per esempio, il fatto che i poteri delle società industriali avanzate abbiano scelto una forma così estrema come il terrore sanitario, perché questo è avvenuto, no? Hanno scelto come paradigma di governo una forma estrema. Potrebbe anche essere che questo non è una dimostrazione di forza, ma una dimostrazione di debolezza, nel senso che evidentemente hanno ritenuto che non potevano continuare come prima se non ricorrendo a un paradigma veramente assurdo, no? Estremo quello che succede. Quindi potrebbe anche essere che sia una forma di debolezza, che quindi che questa cosa, questa macchina che hanno messo in piede non funzionerà, crollerà. È anche difficile mantenere a lungo un paradigma di governo fondato integralmente sulla menzogna, no? Questo che abbiamo oggi, paradigma ancora integralmente, la menzogna è sempre stata buona parte, adesso è integrale. Grazie anche che non ce la fa, perché sia stata una scelta sbagliata. Quindi questo sarebbe, come dire, una cosa da tenere presente. Quanto poi, insomma, il problema che dicevate, la coscienza di classe, tu stesso sembra che hai detto che il problema di una coscienza di classe oggi ti sembra difficile trovarlo, proprio perché c'è stata questa specie di pseudo-realizzazione di una società senza classi, con classi, no? C'è stato questo far sfumare, no, le differenze di classe. Se pensate alla scomparsa, della classe operaia, no? Un fenomeno incredibile, no? Questa figura, vedete presente, no? La società in cui sono nato io era una società in cui la maggioranza degli italiani era ancora una società dal punto di vista economico produttivo contadina, no? Quando io ero piccolo il 70% degli italiani esercitava l'attività agricola. È stato in brevi un paio di decenni questa classe contadina è stata fatta sparire in nome di un'altra classe che doveva sostituirlo, che era la classe operaia. Questa classe operaia, quell'altra era durata 5.000 anni, questa classe operaia è durata 30 anni, 50 anni, è sparita tardissimamente, no? Quindi vedete un po' che parecchio. Nello stesso tempo non credo che questo significhi, come alcuni pensano, che l'essere umano sta avvenendo una mutazione antropologica per cui l'essere umano si convertirà in un essere post-umano. Non so, io credo piuttosto che essere umano non è qualcosa di definibile, sono d'accordo. Anzi, l'essere umano è, come vediamo, qualcosa che può essere infinitamente distrutto, come è stato detto da qualcuno, no? Cioè, però proprio questo fa sì, infinitamente non puoi, non è vero che forse sia possibile un salto a un post-umano, perché se così fosse, secondo me coinciderebbe, come sembra per tante altre cose, con il contrario, con una decisione di estinzione della specie. Guardate che il fatto che l'umanità si sia vaccinata in enorme quantità è una scelta di tipo suicida. Cioè, si potrebbe pensare che questo corrisponde a un impulso verso la propria autodistruzione, no? Per esempio. Quindi, non so, i problemi sono complessi, però io credo che no, che forse proprio perché l'essere umano si definisce sempre anche questo rapporto con il non umano, no? E che noi, l'essere umano, è sempre in corso di diventare uomo. Non siamo qualcosa di definito, che essere umano significa questo. L'essere umano è un continuo processo in corso, no? Che quindi mantiene un rapporto con l'animale, con l'umano, cioè. Però quindi non credo che sarà veramente possibile passare a un altro modello. Non so,
umano si deumanizza e diventa un'altra specie, perché credo che questo coinciderebbe allora con l'estinzione della specie. Io sono rimasto un po' meno su Benjamin, quindi non so se poi vuole riprendere il concetto di, sulla realizzazione della decostituzione e la restituzione, non so, però comunque se invece volete continuare il dibattito, una domanda, quindi lascio questo bipolarismo anche agli studenti, scegliete. Io sarei molto curiosa di sentire, diciamo, sì, magari okay, continuiamo allora, la cosa e poi continuiamo il dibattito. Perfetto. Mi sono detta maggiore spontaneo quello che ha detto Alessia, cioè proprio non lasciando finire rispetto alle tue termine. Sì, grazie. Lei che ne pensa? La maggior parte l'ho detto, quindi potrei semplicemente aggiungere 5-10 minuti e poi... Pertanto sono concetti... Sì. A me pare bene che si parli dei concetti, in fondo, anche se non vengono esplicitamente evocati, ma sono pertinenti le cose di cui abbiamo parlato. Mi sembra che allora potremmo dire, a partire dalle cose che avevamo detto, su questo modo in cui concepito il rapporto tra la potenza, l'altro, il possibile, il reale, eccetera, volevo facciare l'idea che, insomma, che ci sia nella nostra cultura una cosa che potremmo chiamare la macchina ontologico-politica, una macchina, diciamo, che funziona nella nostra cultura potentemente e che appunto si fonda proprio su una articolazione di queste due grandi categorie, la potenza e l'atto, il possibile e il reale, che poi nella tradizione della filosofia occidentale la dimensione della possibilità e della potenza è stata assimilata a quella che in filosofia si chiama l'essenza di qualcosa, mentre la dimensione dell'atto è stata identificata con l'esistenza, il fatto che qualcosa esista. Ecco, mi sembra che questa macchina è importante perché qui vedete come i concetti filosofici non è che vanno visti come un che di superiore in generale, però sono sempre concetti operativi che agiscono in una società. Per esempio, appunto, perché questa macchina fondata su questa articolazione di possibile e reale, essenza, esistenza, è così importante? Perché se non ci fosse questa macchina, la cultura occidentale, la società occidentale non avrebbe raggiunto la dimensione di potere che ha assunto. Cosa vuol dire? Se non ci fosse la differenza tra il possibile e il reale, pensateci bene, non sarebbe possibile governare gli esseri umani. Se non si potesse distinguere un momento del possibile dal momento della realizzazione, non sarebbe possibile fare piani, progetti, controlli. Cioè la funzione di governo delle azioni umane, degli uomini e delle cose, presuppone la possibilità di poter distinguere un possibile prima e una realizzazione dopo, no? Cioè quindi non ci sarebbero controllo, piani, progetti, governo se non ci fosse questa. E l'altra parte, l'essenza, l'esistenza, cioè, è uguale, non ci sarebbe nata la potenza della scienza occidentale se noi come gli animali ci occupassimo soltanto dell'immediatamente esistente. No, noi invece ci poniamo questo problema, che cos'è questa cosa? Qui distinguiamo naturalmente la distinzione operativa, artificiale, il possibile reale, l'essenza di sé. E senza quella la scienza occidentale non avrebbe acquisito questo enorme potere, no? Quindi è proprio questa macchina che dobbiamo un po' interrogare, no? Anche perché mi sembra che oggi siamo giunti a un punto in cui questa macchina non funziona tanto, non mi sembra che sia questa macchina sia in crisi, no? E perché? Perché vediamo sempre più spesso che quello che sta avvenendo, per così dire, è che questa macchina che doveva governare il reale, conoscere il reale, si sta trasformando in una macchina che tende piuttosto a distruggere il reale e volendolo governare piuttosto che conoscerlo, sta appunto a
giudicando l'assunzione di conoscenza in nome di una funzione di governo. Mi sembra appunto che quello che vediamo è che questa macchina sta finendo per distruggere la realtà che voleva conoscere e governare. Appunto, e che il concetto di realizzazione si sia proprio di fatto sostituito a quella di realtà. E appunto, e mi sembra che questa macchina, quando dicevo prima questo ricorso dei poteri a queste categorie così estreme, sembrerebbe appunto che il potere teme di avere di fronte qualcosa di ingovernabile e per questo, per poterlo governare, è disposto a questa cosa così estrema come stabilire un terrore sanitario per poterlo governare. E adesso appunto, se per finire, per tornare a queste domande, ma allora cosa si potrebbe fare, pensare? Intanto mi sembrerebbe importante pensare diversamente, come già accennato, il concetto di possibilità e di potenza. Di pensare, per così dire, una potenza anarchica. Adesso vi dico in che senso. Cioè, io preferisco usare sempre l'aggettivo anarchico e non il termine anarchia, sia per ovvie ragioni, perché l'anarchia ha dato luogo a tante contraddizioni, ma anche perché in generale io diffido dei sostantivi. Non so se purtroppo queste cose poi spesso non si insegnano all'università. La grammatica ha determinato la cultura occidentale. Noi chiamiamo i nomi sostantivi. Perché li chiamiamo sostantivi? Perché un grammatico del secondo secolo dopo Cristo, che si chiamava Presciano, ha pensato di prendere la categoria aristotelica di usia, che senza esistenza, e ha pensato, ecco, i nomi li chiamiamo sostantivi perché sono nel linguaggio ciò che corrisponde all'usia, alla sostanza. E io appunto diffido dei sostantivi, mi sembra più interessante un pensiero degli aggettivi e meglio ancora un pensiero degli avverbi. Per esempio mi sembra che i problemi filosofici si chiariscono molto se invece di pensare ad interrogarli come appunto una sostanza, interroghiamo come avverbi, per esempio il come. Com'è che qualcosa si dà? Non che cos'è, ma come si dà. Non che cosa dobbiamo fare, ma come dobbiamo fare. Guardate, è più importante come dobbiamo farlo che cosa dobbiamo fare. Che cosa dobbiamo fare che si investe in una serie di problemi infiniti perché i sostantivi danno luogo a... Invece come dobbiamo fare è concreto, sì, poi magari non so, però è un problema molto... Ecco, vabbè, quindi preferisco appunto l'idea di anarchico più che anarchia. Però appunto una potenza anarchica, una potenza anarchica, che cos'è? No? Tecnologicamente è una potenza priva di potere. Ecco, quindi l'idea di una potenza anarchica però implica l'idea, che in pratica non è facile accettare, perché invece bisogna accettare, che abbiamo una potenza che non può mai avere la forma di un potere, cioè una potenza senza potere. Una potenza impotente, per tornare a quel diverso. Ecco, volevo fare qualche riflessione su come possiamo pensare concretamente una potenza senza potere. Come una potenza senza potere può essere più importante di una potenza che si vuole potente. Diciamo. E, ricordate, prima dicevamo questo problema del potenza dell'atto, nel pensiero occidentale, in Aristotele, il passaggio, come si passa da una potenza all'atto, dal possibile al reale, no? E per esempio, quando Aristotele si interroga su questo concetto di come si fa a passare dalla potenza all'atto, elabora questa categoria che in greco si scrive con una parola che è exis, che exis è il sostantivo del verbo eco, che significa avere. Infatti viene tradotta come abito, cioè com'è che noi possiamo avere la potenza? Questo è il problema che si pone Aristotele, no? E quindi cerca di pensare
il modo, per esempio, com'è che l'architetto ha la sua potenza di costruire? Com'è che lo scultore ha la sua potenza di costruire? Com'è che il pianista ha la sua potenza di suonare il piano? Elabora questo concetto che secondo me è importante e ne ha l'abito, però appunto che significa avere l'abito di qualcosa? Per dirvi brevemente, poi questa idea aristotelica nel Medioevo viene elaborata nel senso di interpretare questo abito, questo modo in cui chi scolpisce ha l'arte di scultura, chi dipinge ha l'arte del... viene interpretata attraverso il concetto di virtus, virtù. Cioè, viene, c'è questa definizione, no, nella teoria delle virtù, che non è una teoria soltanto morale, religiosa, no, diciamo, qui parliamo di filosofia, ed è importante oggi in cui il virtuale è così importante. La virtù viene intesa come un abito operativo, cioè ciò che permette a chi ha una potenza di passare all'atto. E non è un caso che i grandi violinisti siano chiamati di virtuosi, cioè, mai pensato, sono chiamati virtuosi per via di questa teoria, che è appunto ciò che permette il passaggio, che permette al grande violinista di suonare, è che lui possiede questa virtù, questo abito operativo di passare. E questa cosa poi viene elaborata nella filosofia, Descartes, eccetera, come l'idea che ci sia nella potenza una vis, una forza. La potenza contiene in sé una forza che permette di passare all'atto. E quindi allora Glenn Gould è colui che ha dentro il suo sapere, ha il sapere di suonare, e poi ha una virtù, una vis, una forza che gli permette di passare all'atto. Ecco, volevo mettere in questione ancora una volta questa idea, fare una critica di questa idea della virtù e del virtuale, no? Perché tra l'altro, se ci pensate, questa idea che cos'è? Della virtus è l'idea in fondo che sia possibile governare la propria potenza. Torniamo all'idea di governo. L'idea è che quindi chi è il grande pianista, colui che ha questo sapere, questa cosa, e ha poi il potere di governarlo, metterlo in atto o non metterlo in atto. Quindi un po' la virtù, il virtuale diventa appunto una specie di governo operativo della potenza. Ecco, invece questa idea di una potenza anarchica che io sono suggerito è un po' il contrario di questo, è che al contrario può veramente suonare chi non ha questo saper suonare. Quello che diceva, ricordate questo esempio di Kafka, del campione di moto, che dice: guardate, io non so suonare per nuotare, non ho mai imparato a nuotare. Capite? È un po' importante, no? Perché significa un po' rovesciare questa tradizione secondo cui la potenza è qualcosa che ha bisogno poi di un potere dentro di sé che permette di passare all'atto, e questo potere è detenuto da una persona, eccetera, eccetera. Ecco, di solito appunto quindi alla domanda, per esempio, posso scrivere? Si risponde, sì, perché io so scrivere, quindi posso scrivere perché so scrivere, questa è un po' una risposta, no? Questa idea appunto di un sapere, di un abito, di una virtù contenuta in questo sapere. Poi invece io volevo un po' suggerire l'idea che non sono io che posso perché so scrivere, ma sono piuttosto la scrittura e il pensiero che diventano in me possibili. Non sono io che li governo, cioè veramente capace di un atto poetico non è una persona che detiene il potere poetico e a un certo punto, non si sa perché, decide di passare all'atto. Passa, cioè veramente compie un atto poetico colui che è senza potere di fronte alla propria potenza. Non so se riuscite a parlare quello che voglio dire, però secondo me è importante. Se lo chiedete a un poeta lo capisce subito.
poeta è colui che può scrivere una poesia solo perché non sa prima scrivere una poesia. Il poeta, perché si parla di ispirazione? Perché c'è questo concetto dell'ispirazione della musa? Perché il poeta concepisce il poetare come essere senza potere di fronte alla propria potenza di scrivere. Non avere il potere. Quelli che hanno il potere di scrivere sono gli scribacchini che riempiono dei loro romanzacci l'orrenda editoria che inonda le librerie di libri completamente inutili. Quei pochi libri che meritano di essere letti sono stati scritti da qualcuno che non sapeva scrivere. Perché chi sa scrivere pretende di avere tutto un sistema di regole, che mette il tavolino e siccome mi hanno detto, l'editore mi ha detto che per avere successo devi mettere questo, devi mettere quest'altro, devi usare questo tipo di scrittura, periodi brevi, cioè, questo è quello che sa scrivere, no? Ecco, invece, appunto, chi compie un atto poetico, chi si pone senza, si pone una potenza natura, cioè è senza, accetta di essere senza potere di fronte alla propria potenza, no? Però questo, appunto, non è affatto strano, ma anche col fatto che, appunto, la nostra cultura è dominata da questa idea, appunto, invece di un primato del sapere. C'è un testo, un frammento molto bello di Kierkegaard che si chiama La dialettica della comunicazione etica, che pone proprio questa cosa, dice quello che ha rovinato, e voi pensate all'università, quello che ha rovinato il nostro pensiero moderno è che si è cercato di trasmettere come un sapere ciò che si poteva trasmettere solo come un potere. Esatto. Cioè si è voluto trasmettere il sapere qualcosa e non il potere qualcosa. E questo testo insiste molto, no? Entra molto a vedere come appunto sia impossibile. Se io pretendo di trasmettere un sapere, in realtà non serve a nulla, avrei dovuto trasmettere un sapere, sto scambiando l'idea di sapere, di potere, di sapere con quella di potere. E questo in generale è un po' che proprio l'idea della modernità, se ci pensate. L'uomo antico, se dovessi dare una definizione, qual è la differenza tra l'uomo antico e l'uomo moderno? L'uomo antico è un uomo che può. L'uomo moderno è un uomo che sa e vuole. Sapete per esempio questa cosa curiosa che in greco non c'è il concetto di volontà? Che appunto loro non pensavano il potere agire come qualcosa che con un atto di volontà, la creazione di Dio che decide di creare il mondo, gli era assurda. E appunto l'uomo, il concetto per loro importante era la possibilità, il potere, ciò che posso fare, non ciò che so fare. E quindi questa importante idea, diciamo, perché anche la nostra università non va bene? La nostra università, tranne eccezioni, si fonda sull'idea che si tratti di trasmettere un sapere, ma non un potere. Quindi si trasmettono poi delle nozioni inerti, no? Naturalmente c'è qualcuno, vuol dire le eccezioni ci sono, c'è qualcuno che mentre trasmette qualcosa trasmette anche il potere di farlo. Però diciamo la concezione è quella, no? Come dire, c'è un sistema non di sapienti, ma di saccenti, dovremmo dire. Saccenti significa, però, sarebbe la stessa parola, solo che per fortuna si distinguono i saccenti dai sapienti. E questo è anche importante, perché è importante? Perché è anche un problema politico. Una delle cose importanti che Michel Foucault ha fatto notare, perché ne parla sempre tanto dei saperi, è l'importanza del rapporto tra sapere e potere nella nostra cultura. Il sapere è sempre legato a un potere, qui nel senso di poteri istituzionali, non del potere europeo, nel senso di poteri istituzionali. E appunto molti lavori di Foucault mostrano proprio come l'elaborazione di un sapere nella nostra cultura va sempre di pari passo, cioè la strutturazione una forma di dominio di potere corrispondente a questo sapere. Quindi appunto sono, come dire, sempre anche uno strumento di governo, il sapere. E questo appunto è molto importante perché, per esempio,
Voi sapete chi era Majorana? Allora, Majorana è un grandissimo fisico e matematico italiano, uno dei considerati il massimo, che nel 1900, che il 25 marzo 1938 scomparve e non fu mai più trovato, né morto né vivo. Questo Majorana aveva scritto un testo, secondo me molto importante, sul rapporto tra la statistica e la probabilità, nelle scienze di cui si occupava, e però stranamente il governo sociale. Voi forse sapete, o non sapete, speriamo che lo sapete, che la fisica post-quantica, moderna, si fonda molto sulla statistica e la probabilità. Cioè, uno dei punti cardine, diciamo, della fisica quantica è che noi non possiamo conoscere il reale, ma attraverso la statistica, il calcolo di probabilità, possiamo governarlo, intervenire con l'esperimento. E in questo testo di Majorana dice proprio questo, lo mette in guardia contro, come dire, una scienza che diventa non un sistema di conoscenza del mondo, ma un sistema di governo del mondo. E se lasciamo appunto la scienza, la politica è un po' questo, appunto, no? Questi sistemi di sapere sono molto tesi appunto non a una conoscenza del mondo, ma a un governo del mondo. E oggi questo è evidente, no? Tutto incredibile, cioè come ci sia stata questa abdicazione della scienza, no? Incredibile, cioè gli scienziati attualmente dicono una cosa e il suo contrario, delle sciocchezze senza senso e delle cose sensate, delle follie inaudite senza nessuna base e delle cose invece... E come se appunto la scienza avesse abdicato al suo compito scientifico, perché le dicono, perché è importante governare il mondo, intervenire adesso, no? La funzione che ha avuto la scienza oggi, no? La scienza, queste commissioni di delinquenti che stanno lì, che sono accademici, perché l'hanno fatto per rendere governabile la situazione, no? Certo, quindi appunto ecco questa idea, non so se avete capito un po' questa idea di una critica del sapere, no? Che è importante. E vabbè, tanto più, ciò che adesso ci diamo, tanto più, proprio perché questa è la situazione, no? E tanto più, oggi appunto, mi sembra che la cosa da fare sia questa che abbiamo già evocato tante volte, quindi di creare all'interno di questa struttura una comunità che agisce con principi eventualmente altri, diversi, anche semplicemente resistenti. Perché appunto i paradigmi sono questi che ho cercato di delineare, quindi è importante in ognuno di questi ambiti agire con un principio, esempio, questa cosa del senso della potenza d'animo, che è importante, cioè capire che la potenza che abbiamo non la dobbiamo pensare come un potere di, ma proprio se l'accettiamo come priva di potere ci permetterà di agire. Ma un po' come dicevamo prima su questi concetti come società senza classe, rivoluzione, se li pensiamo come qualcosa che dobbiamo realizzare in atto, non producono il contrario. Se invece li manteniamo nella loro irrealizzabilità, proprio così ci permetteranno di agire. Mi sembra appunto che una potenza anarchica ci permetterà di agire molto più che una potenza che cerchiamo invece di articolare con il sapere.